Attenzione, palla dentro, è buona, passa, il tocco respinto, poi la palla rimane lì in area di rigore. Attenzione, azione insistita delle logge, sempre in area di rigore, palla dentro, è buona, ed è gol! Ed è gol! Le logge in vantaggio! Splendida azione veloce da parte delle logge, una realizzazione veramente bella, bella l'azione, molto veloce, entrata in area di rigore, poi la conclusione che ha messo completamente fuori casa il portiere, difficile da prendere questa conclusione, molto ravvicinata. E allora, praticamente al primo affondo sono riusciti a metterla dentro subito i campioni in carica, 1-0 per le logge. Rilancio lungo sulla sinistra, attenzione, avanza il Rigutino, attenzione alla palla dentro, in area di rigore, buono, finisce a terra, ed è calcio di rigore. Calcio di rigore, e mi sento di dire che ci poteva stare. E sale la tensione qui al comunale Rigutino, che ha la grande occasione per pareggiare i conti. Guerrini sulla palla. Guerrini! La pareggia così! 1-1! Il Rigutino riacciuffa le logge! E sarà una grande finale questa! L'avevamo detto! 1-1, palla a centrocampo ora! E può accadere davvero di tutto! Rigore battuto molto bene, il portiere aveva intuito ma non è riuscito ad arrivare sul pallone, angolato, piazzato bene, palla bassa e pallone che ha finito in rete per il pareggio del Rigutino. Tutto pronto per la lotteria dei calci di rigore. Parte il Rigutino per decidere il campione provinciale WISP 2014-2015. Si attende il fischio dell'arbitro, va Santiccioli, rete! La mette Santiccioli! Rete! 1-1! La traversa, ha provato il tocco morbido del giocatore del Rigutino, niente da fare, rispondono le logge, rete, e passano in vantaggio i casentinesi, 2-1. Torna ora sul dischetto Rigutino Doc per cercare il pareggio, sì, c'è, 2-2. Dentro! E tornano avanti i casentinesi, 3-2. Parata! La parata di Cecconi! La palla è dentro! La palla è dentro! E allora le logge club possono esultare ancora una volta al comunale, campioni provinciali.